Ciao a tutti e benvenuti alla lezione numero 3 di questo quarto capitolo che si intitola Amore senza conflitto. E andiamo a vedere cosa ci dice il testo. È difficile capire cosa vuol dire veramente il regno dei cieli è dentro di te. Questo perché è incomprensibile all'ego, che lo interpreta come se qualcosa di esterno fosse dentro. E questo non significa niente, la parola dentro non è necessaria. Il regno dei cieli sei tu, cos'altro crea il creatore se non te? E cos'altro è il suo regno se non te? Questo è l'intero messaggio dell'espiazione, un messaggio che nella sua totalità trascende la somma delle sue parti. Anche tu hai un regno che è stato creato dal tuo spirito. Non ha smesso di creare a causa delle illusioni dell'ego. Le tue creazioni non sono più prive di padre di quanto lo sei tu. Il tuo ego e il tuo spirito non saranno mai co-creatori, ma il tuo spirito e il tuo creatore lo saranno sempre. Abbi fiducia che le tue creazioni sono tanto al sicuro quanto lo sei tu. Il regno è perfettamente unito e perfettamente protetto e l'ego non preverrà contro di esso. Amen. Questo è scritto in forma di preghiera perché è utile nei momenti di tentazione. È una dichiarazione di indipendenza. Se la comprenderai pienamente, la troverai molto utile. La ragione per cui hai bisogno del mio aiuto è perché hai negato la tua guida e hai bisogno di essere guidato. Il mio ruolo è di separare il vero dal falso, così che la verità possa far breccia attraverso le barriere costruite dall'ego e possa risplendere nella tua mente. Contro le nostre forze unite l'ego non può prevalere. È sicuramente evidente a questo punto il perché l'ego consideri lo spirito come suo nemico. L'ego è emerso dalla separazione. E la continuità della sua esistenza dipende dal fatto che continui a credere nella separazione. L'ego deve offrirti qualche forma di ricompensa per indurti a continuare a crederci. Tutto quello che puoi offrire è un senso di esistenza temporanea che inizia col proprio inizio e finisce con la sua stessa fine. Ti dice che questa vita è la tua esistenza perché è la sua. Contro questo senso di esistenza temporanea, lo spirito ti offre la conoscenza della permanenza e dell'essere imperturbabile. Nessuno che abbia provato questa rivelazione potrà mai credere ancora pienamente nell'ego. Come può la sua magra offerta prevalere contro il glorioso dono di Dio? Tu, che ti identifichi con l'ego, non puoi credere che Dio ti ami. Tu non ami ciò che hai fatto e ciò che hai fatto non ti ama. Essendo scaturito dalla negazione del Padre, l'ego non è alleato di chi lo ha fatto. Non puoi concepire la vera relazione esistente tra Dio e le sue creature a causa dell'odio per il sé che hai fatto tu. Tu proietti sull'ego la decisione di separarsi e questo è in conflitto con l'amore che senti per l'ego. Dal momento che l'hai fatto tu. Nessun amore in questo mondo è privo di questa ambivalenza, e siccome nessun ego ha sperimentato amore senza ambivalenza, il concetto è al di là della sua comprensione. L'amore entrerà immediatamente in qualunque mente che lo desideri veramente, ma deve volerlo davvero. Questo vuol dire che lo vuole senza ambivalenza. E questo genere di volere è completamente al di fuori della spinta a ottenere dell'ego. C'è un tipo di esperienza così differente da qualsiasi cosa l'ego possa offrire che tu non vorrai mai coprirlo o nasconderlo ancora. È necessario ripetere che il motivo per cui la luce non può entrare è che tu credi nell'oscurità e nel nascondersi. La Bibbia fa molti riferimenti ai doni incommensurabili che ti aspettano, ma per avere i quali devi chiedere. Questo non è una condizione simile a quella stabilità dell'ego, è la gloriosa condizione di ciò che sei. Nessuna forza, eccetto
La tua stessa volontà è sufficientemente forte o sufficientemente valida da guidarti. In questo sei libero come Dio e lo devi rimanere per sempre. Chiediamo al Padre in mio nome di mantenerti consapevole del suo amore per te e del tuo per lui. Egli non ha mai mancato di esaudire questa richiesta perché chiede solo ciò che egli ha già voluto. Coloro che chiedono veramente vengono sempre esauditi. Non avrai altre idee al di fuori di lui perché non ce ne sono. Non ti è mai veramente venuto in mente di rinunciare a tutte le idee che tu abbia mai avuto in opposizione alla conoscenza. Tu trattieni migliaia di pezzetti di paura che impediscono al santo di entrare. La luce non può penetrare attraverso i muri che costruisci per bloccarla e non sarà mai disposto a distruggere ciò che hai fatto tu. Nessuno può vedere attraverso un muro, ma io posso aggirarlo. Vigila sulla tua mente contro i pezzetti di paura o non sarai capace di chiedermi di farlo. Posso aiutarti solo come nostro Padre ci ha creati. Io voglio amarti, onorarti e mantenere completo rispetto per ciò che hai fatto, ma non voglio sostenerlo se non è vero. Io non ti abbandonerò più di quanto lo farà Dio, ma devo aspettare fin tanto che non sceglierai di abbandonarti. Dal momento che io attendo con amore e non con impazienza, sicuramente me lo chiederai per davvero. Io verrò in risposta a un singolo inequivocabile richiamo. Osserva attentamente e vedi cosa stai realmente chiedendo. Sii molto onesto con te stesso in questo, perché non dobbiamo nasconderci niente l'un l'altro. Se vuoi realmente provare a fare ciò, hai mosso il primo passo per preparare la tua mente a far entrare il santo. Ci prepareremo a questo insieme perché una volta che lui sarà venuto, sarai pronto ad aiutarmi a rendere altre menti pronte per lui. Per quanto tempo gli negherai il suo regno? Nella tua mente, anche se negata dall'ego, c'è la dichiarazione della tua liberazione. Dio ti ha dato tutto. Questo solo fatto significa che l'ego non esiste e questo gli fa profondamente paura. Nel linguaggio dell'ego, avere e essere sono differenti, ma non identici per lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo sa che voi avete tutto e siete tutto. Ogni distinzione a questo riguardo ha significato solo quanto l'idea di ottenere, che implica una carenza, sia già stata accettata. Questo è il motivo per cui non facciamo distinzioni tra avere il regno di Dio ed essere il regno di Dio. La calma che appartiene al regno di Dio, che nella tua mente sana e perfettamente cosciente, è inesorabilmente bandita dalla parte della mente dominata dall'ego. L'ego è disperato perché si confronta con svantaggi letteralmente invincibili, sia che tu sia sveglio o addormentato. Considera quanta vigilanza sei stato disposto ad esercitare per proteggere il tuo ego e quanto poco per proteggere la tua mente corretta. Chi, se non un folle, si impegnerebbe a credere ciò che non è vero per poi proteggere questa credenza a costo della verità? E quindi siamo arrivati alla fine di questo testo, che è stato un pochino lungo. Un punto che vorrei farvi notare in questa lezione è proprio all'inizio, quando dice che il regno dei cieli sei tu. Cos'altro creò il creatore se non te? E cos'altro è il regno se non te? Questo è l'intero messaggio dell'espiazione ed è molto interessante capire che tu sei il regno dei cieli, perché nel regno dei cieli c'è l'altare di Dio. E un'altra cosa dove, ecco qui, che lo Spirito Santo sa che voi avete tutto e siete tutto. Quindi il dare e avere non è dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo sa che dare e avere è la stessa cosa.
anche perché noi abbiamo tutto, perché siamo tutto. È molto importante da carpire quest'idea. Perché è molto importante? Perché così pensi a te come a un illimitato, non pensi come a un corpo limitato, cioè al corpo. Allora io mi fermo qui, vi aspetto domani con la prossima lezione. Ciao a tutti e a tutti voi, una bellissima giornata.